Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Tessiland Condivision, la rubrica fatta da voi e per voi in cui scopriremo insieme i 3 progetti pubblicati e condivisi sulla nostra pagina Facebook, meglio di Maya, nella settimana, in particolare dal 1 al 7 marzo. Prendetevi quindi un buon caffè o una buona tisana, fatemi compagnia e immergiamoci insieme nel mondo dei filati. Letteralmente immergiamoci insieme nel mondo dei filati. Ebbene sì, eccoli qui i nuovi colori dell'Evril. Certo, perché non ce n'erano già abbastanza, abbiamo deciso di aggiungerne altri. Ed eccoli qui, ce ne sono davvero tantissimi, in tantissime varianti di colore. Soprattutto con il verde davvero c'è da divertirsi. Per non parlare di queste colorazioni, quindi tendente al viola, al glicine, tanti, lo so, ho già detto tanti, ma se ce ne sono tanti, ce ne sono tanti, insomma. Ecco quindi la prima novità di quest'oggi, le nuove colorazioni dell'Evril. Belle, vero? Ok, e dopo questa immersione nella morbidezza, iniziamo con il primo progetto di oggi, che è di Elena Segreti. Elena ha realizzato questo bellissimo abitino prendendo spunto da un tutorial della Fata Tuttofare, che è l'abito Amber. Ha utilizzato, vediamo insieme cosa. Elena ha utilizzato 3 gomitoli di Visco King Dominica e l'uncinetto numero 3. Per una taglia come la sua, che è una S, ha utilizzato circa 3 cake, ma dice che magari se si è un po' più bassina, un po' più piccoline, anche 2 possono essere necessarie, poi valutate insomma un po'. Le è piaciuto davvero tanto lavorare questo filato, perché ha detto che questo mix di composizione che presenta appunto proprio il Visco King dà un effetto finale davvero molto elegante, ma oltretutto anche nella lavorazione è molto piacevole e scorrevole. Ha iniziato, pensate, ad accingersi all'uncinetto da poco più di un anno. Ebbene sì, guardate quanto è diventata brava. Ha iniziato piano piano a mettersi alla prova, realizzando inizialmente qualcosa di più semplice, e man mano aumenta sempre di più la difficoltà, realizzando delle cose insomma sempre un po' più complesse. Si è divertita e ha iniziato il tutto, come dicevo, poco più di un anno fa, pensando di voler realizzare qualcosa handmade, che sono le cose migliori, alle sue amiche per Natale. E ha iniziato con dei berretti e poi voilà, ecco cosa ne è fuoriuscito. Che dire, bravissima e bellissima Elena. Il secondo progetto di quest'oggi è di Giuliana Pellacani. Giuliana ha realizzato questo bellissimo spolverino con il cappuccio, è davvero stupendo. Ci ha detto che è stato in realtà un lavoro che le è stato commissionato. La foto l'ha trovata su Instagram. Per quanto riguarda la tipologia di lavorazione, si è ispirata ad alcune immagini viste su YouTube e voilà ciò che ne è fuoriuscito, questo bellissimo spolverino realizzato con quali prodotti? Vediamoli insieme. Giuliana ha utilizzato varie tonalità di colore del Chuck e del Patty, il tutto lavorato con un uncinetto numero 4. Ma pensateci, potreste realizzare questo spolverino in versione invernale anche con un classico Baby Kay o un Justin Baby, o una versione estiva con un Iggy o un Donny. Pensateci. Questo spolverino misura 85 cm in lunghezza e 98 in larghezza, per un peso di circa 950 grammi. Giuliana ha 64 anni e ha iniziato a lavorare all'uncinetto da quando ne aveva 4. È una passione che le piace tantissimo, prende spunto da qualche foto, un'immagine o un video, la riporta su carta e poi piano piano sceglie il filato giusto e realizza qualcosa di meraviglioso, esattamente come lo spolverino che vediamo oggi. È stato un lavoro non molto semplice, non tanto per il filato, perché ci ha detto che è stato davvero semplicissimo utilizzare tanto il Chuck quanto il Patty, ma proprio per la tipologia di lavorazione che è stata molto ardua, anche se la passione e la pazienza sono stati di grande aiuto e l'hanno portata a realizzare la creazione che vedete quest'oggi. A Giuliana permettetemi, ma mando un grandissimo abbraccio, perché so che sta passando un periodo molto particolare della sua vita, e quindi un grande e forte abbraccio a te Giuliana. Ma adesso passiamo alla foto, anzi alle foto. Ebbene sì, anche questa puntata parleremo di 2 progetti, ci concentreremo in particolare su uno e scopriamo insieme quali sono le foto che hanno ottenuto più mi piace durante la settimana analizzata.
Allora, le foto che hanno ottenuto più mi piace sono due. In realtà, ovviamente, ce n'è una vincitrice, che è quella di Monia Crivellaro. Ebbene sì, la stessa della scorsa settimana e sempre con un cappello. Ecco perché la citiamo e lei, come potete vedere, ha realizzato questo bellissimo e particolarissimo cappello con lo skinny. La citiamo in quanto comunque è passata appunto solo una settimana, ma soprattutto perché il progetto è bene o male lo stesso, cambia insomma solo il filato, ma comunque meritava di essere citata e chapeau per tutti i mi piace che ha ottenuto. E invece ci concentriamo su un'altra grandissima vincitrice, perché anche lei ha ottenuto davvero tanti mi piace, che è Anna Caterina Amoruso. Ha realizzato questo dolcissimo fiocco nascita, vediamo con cosa. Anna ha utilizzato un anello in polistirolo del diametro di 25 cm, poi due gomitoli di Iggy Panna e un gomitolo di tutte le varietà di rosa utilizzate, sempre di Iggy. Il tutto lavorato con uncinetto numero 3. Anna ha iniziato a coltivare questa sua passione per l'uncinetto fin da piccola nel suo paese natio. Infatti ricorda che con tante altre bimbe si accingeva verso coloro che erano più esperte davanti al portone, un semplice cestino con dei gomitoli, si faceva salotto, si chiacchierava e neanche c'era bisogno di guardare, le mani e l'uncinetto andavano da sé. È una passione che continua a coltivare, a portare avanti, la rilassa tanto, a maggior ragione in un periodo particolare come questo. Prende spunto da alcune immagini che vede sul web, ma poi si lascia trascinare dalla fantasia e dal filato stesso. E ha appunto realizzato questo, possiamo definirlo in un certo senso, fiocco nascita, che le è stato commissionato per l'arrivo di una meravigliosa bambina. Per la copertura dell'anello ha utilizzato maglia bassa in costa retro e per gli altri dettagli tutte maglie basse usando la tecnica degli amigurumi. Si è trovata davvero molto bene con l'Iggy, ma non è una novità, insomma, l'Iggy adesso anche con la variante print e ghost accontenta davvero chiunque. Bravissima Anna! Ma non concludiamo la puntata di oggi senza aver analizzato e dato anche qualche spunto su un filato. Non è nuovo, perché comunque l'Aiuta era già presente all'interno del nostro catalogo, ma possiamo comunque definirlo un nuovo prodotto in quanto, innanzitutto, le varianti di colore, che potete vedere nel dettaglio nei video di Tessiland News, e oltretutto un formato del tutto nuovo. Parliamo di gomitoloni di Aiuta naturale da 180 grammi per una lunghezza di circa 200 metri, per il quale consigliamo l'utilizzo dell'uncinetto 4-6. Allora, veniamo alle idee di Aiuta. L'Aiuta è uno di quei filati che anche alle impedite come me è concesso poter realizzare qualcosa in maniera del tutto handmade. Ebbene sì, perché con l'Aiuta è vero, è possibile realizzare delle borse che ovviamente aspettiamo con ansia, ma sono certa che prima o poi le nostre creative ci daranno qualche idea in merito, quindi attendiamo loro. Ma l'Aiuta è anche un filato con il quale è possibile realizzare o comunque dare nuova vita o dare anche dei tocchi in più a dei complementi d'arredo oppure ad una tavola, alla casa, insomma, diamo alcuni spunti. Ad esempio, con l'Aiuta e con così tante varianti di colore, è possibile, visto che ci accingiamo ormai al periodo pasquale, realizzare delle bellissime uova di Pasqua. Vi faccio vedere qui delle foto, comunque tanto delle uova quanto anche delle ghirlande. Vi basterà quindi acquistare una classica forma in polistirolo a forma di uovo oppure un anello in polistirolo, ricoprirlo con l'Aiuta e voilà, avrete una decorazione pasquale da poter inserire o sulla tavola comunque in casa, un tocco in più. Poi, come potete vedere, su questa ghirlanda pasquale ci sono i fiori. Fiori realizzati con l'Aiuta e col nostro telino per i fiori. Non sapete come si utilizza? Guardate l'ultimo video della rubrica Come fare con Andrea. Oppure ancora, è possibile realizzare dei gioielli con l'Aiuta. Ebbene sì, vi basterà davvero pochissimo. Incastonate insomma anche varie colorazioni di Aiuta. Oppure, come potete vedere, potreste realizzare una elegantissima collana inserendo una, ad esempio, delle perle che abbiamo anche noi nella nuova sezione dedicata ai bijou, diciamolo, è fantastica, e otterrete insomma un accessorio davvero molto elegante. Oppure andiamo a chi vuole dare un tocco country chic alla tavola oppure semplicemente alla casa. Potrete con l'Aiuta ricoprire delle candele, un semplice ramoscello di lavanda o comunque di un fiore colorato e voilà, il risultato è davvero stupendo. O ancora potreste rivestire dei barattoli con dei semplici nodi, davvero otterrete un effetto un po' marino che tanto ci piace e che tanto fa figo.
frigo. O ancora, altre idee per la tavola possono essere queste: prendete o degli acchiappasogni se li volete particolarmente sottili, o anche alcuni dei nostri classici manici non molto grandi, semplicissimi, rivestiteli con l'aiuta, potrebbero diventare dei classici fermatovagliolo. Un'idea in più. E anche questa puntata si conclude qui. Io ovviamente vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare la campanella per seguire tutte le rubriche che Tessiland vi propone, da Tessiland Condivision appunto a Tessiland News o ancora Come Fare. Grazie prima a Sandra e poi ad Andrea di cliccare mi piace alla nostra pagina Facebook Meglio di Maya e di condividere i vostri progetti, e chissà che un giorno possiate essere proprio voi ad essere selezionate per parlare della vostra creazione. Tranquille, perché prima o poi tocca a tutte. Di seguirci anche su tutti gli altri social, vale a dire Instagram, Pinterest e TikTok. Tutti i link dei prodotti che avete visto quest'oggi li potrete vedere proprio qui nel box informazioni. Mi raccomando, commentate, perché io appena posso vi rispondo, vi leggo, mi fa davvero tanto piacere. Condividete il video se vi è piaciuto, o magari mettete anche semplicemente un pollice in su. Se volete darci dei suggerimenti in merito, mi raccomando, scriveteci, e per qualsiasi cosa sapete, c'è l'assistenza, ci sono anch'io, ci sono tantissime altre persone, siamo qui per voi. E oltretutto, novità di cui forse non siete a conoscenza, è che adesso Tessiland ha aperto anche un blog. Ebbene sì, scritto da noi, c'è anche un blog che potrete trovare sul sito www.meglio-di-maya.com, o anche semplicemente scrivendo Meglio di Maya blog su un motore di ricerca. Ogni settimana comparirà un articolo in cui parleremo di tantissimi argomenti, quindi anche se avete bisogno di un momento di lettura per imparare delle cose nuove, o magari qualche curiosità, o semplicemente per rilassarvi, adesso abbiamo aggiunto anche il blog. Ebbene sì, non ci fermiamo mai, non ci manca nulla. Detto ciò, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao da Valentina!